Mentre ero al liceo e stavo studiando, nel corso di letteratura ovviamente ho studiato anche Francesco De Santis e la sua opera più importante, La storia della letteratura italiana. Ma chi era Francesco De Santis? Era nato in Irpinia da una famiglia di piccoli proprietari terrieri, ma aveva vissuto fin dall'inizio in un clima dove la libertà era un elemento molto importante. Tanto per dire, due dei suoi zii, uno dei quali era anche sacerdote, furono imprigionati perché avevano partecipato ai moti carbonari del 1820. Lo stesso Francesco De Santis partecipò ai moti del 1848. E a causa di questo, lui che già aveva cominciato a insegnare grammatica e letteratura, dopo 2 anni di latitanza fu preso e messo in prigione dai Borboni. Una volta che si è arrivati all'Unità d'Italia, De Santis diventò deputato e fu chiamato da Cavour a fare il ministro della pubblica istruzione. Comunque, Francesco De Santis è importante per questa sua storia della letteratura italiana, che più che manuale tecnico e diciamo così barboso, è un testo molto importante, molto interessante perché per la prima volta in maniera unitaria viene presentata tutta la storia della letteratura italiana nei suoi vari aspetti, in maniera sintetica e unitaria. E in secondo luogo perché attraverso uno stile che non disdegna di essere anche colloquiale, Francesco De Santis presenta gli autori e presenta le loro opere come dei veri e propri personaggi che si muovono in un contesto e in una storia. E dunque, più che un manuale vero e proprio, la storia della letteratura italiana di Francesco De Santis è una vera e propria opera di narrativa.